Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questa nuova recensione. Prima di iniziare vorrei salutare alcuni iscritti affezionatissimi e che ogni volta commentano. Stavolta li saluto prima, ovvero Angelo Ignazio Lagna, Antonio Tofani e anche Barbara Rossi. Ora iniziamo con la recensione. Partiamo con questo film che ero di notte. Anzi, sono già di notte perché io vi sto facendo questa recensione proprio di notte, che ho finito da poco di vedere questo film, che vi giuro io non mi aspettavo che si arrivava così in basso. Veramente. Un livello di merdosità incredibile. Giravo su Netflix, ho detto vediamo un po' se ci sono qualche film horror da portare sul canale, e mi imbatto in questo The Utah Cabin Murders, film del 2019, diretto da questo Andrew Jones, prodotto da Andrew Jones. Fatta la fotografia da Andrew Jones, ha fatto tutto Andrew Jones. Non so se è anche all'interno del film. Film britannico, che dovrebbe essere americano perché ci ho visto le macchine degli sceriffi, non lo so. Vabbè. Vietato 18, quindi uno dice, minchia, cosa ci sarà? La violenza, ci saranno cose incredibili, no? Non c'è un cazzo, niente. C'è un film che più pacifista non c'è. Ragazzi, farò degli spoiler, quindi non mi dite, ah, mi hai fatto. Non vi rovino niente, non vi rovino un cazzo. Un film di 1 ora e 20 che vi romperà i coglioni per tutti gli 80 minuti. Abbiamo questa famiglia che va per Natale in questa casa, in questa baita, classico di tutti i film horror. Si imbatteranno in questi due rapinatori vestiti da pagliaccio, perché siccome va di moda, qualche anno prima era uscito It, quindi dice perché non facciamo pure noi i pagliacci, con un pagliaccio prende con 2 euro di maschere. Vengono presi in ostaggio, dice ok, sarà uno slasher? No. Questi qua si tolgono la maschera dopo 5 minuti di film e si lamentano, dice ah, ci avete visto in faccia, allora che cazzo la porti a fare la maschera? Cioè abbiamo le due figlie, abbiamo la nonna, abbiamo la mamma, abbiamo il padre. Tutti e cinque sono dei rincoglioniti. Tutti e cinque non sanno recitare, pure i rapinatori. Esagerano, esasperano queste alcune scene. Poi il nostro caro Andrew Jones, penso che sia stato un grande fan di Bruno Mattei, ci regala tante scene prese da scene di repertorio in TV o prese da altri film. A cazzo, e anche ci mette anche delle foto ferme della casa esterna. Perché non riprendere la casa esterna e mi devi far vedere soltanto una foto ferma con le piante ferme che non si muove un cazzo? Vabbè, parliamo della fotografia, una vera merda. E come girare? Prendi una fotocamera, ha girato con una fotocamera, non credo proprio che ha girato con una videocamera, ha girato con una reflex, si vede tutto, che anche quando lascia le scie quando si muovono, fa schifo. E non c'è stato nessun direttore da fotografia. Parliamo della sceneggiatura, una sceneggiatura che fa acqua da tutte le parti. Cercano di attaccarsi a tutto e fare questi monologhi che non servono un cazzo e racconta storie che non ce ne frega un cazzo. Bellissimo lo sceriffo quando racconta la storia di vari assassini. Bellissimo che lui guarda sempre giù perché c'è il foglio dove c'è scritto tutto, perché lui non riesce a impararsi la sua parte, quindi gli hanno dato un foglio. Ci sono tanti attori che usano dei fogli o che guardano da qualche parte che c'è qualcuno con il cartello che gli dice cosa dire. Orribile, non si può vedere sta scena. Altra cosa brutta, le location. La location è sempre la stessa. Prendete, c'è questa casa tutta il legno è sempre uguale, e noi vediamo l'ufficio del poliziotto che è lo stesso legno usato in casa. Quindi presumo che la casa sia stata usata per varie zone, ovvero questa è la zona ufficio, ovvero ufficio della polizia, stiamo parlando, e questa è la zona dove gireremo il film. Una vera merda. Parliamo dello sceriffo che dice io manderò gli uomini, non si vedrà nessuno. Sto film sono 10 persone, ci sono pochi esterni che sono sempre vicino a quella casa, fanno finta che sono da altre parti. La macchina non esiste perché c'è sta scena in macchina che ci sono due sedili, lui è seduto da un'altra parte, i sedili non capisco, c'è un volante, non sono dentro una macchina, cioè non sono riusciti manco a essere capaci a girare dentro una minchia di macchina. Ma veramente? Cioè, sti tizi sono solendo con una sedia di legno o con dei sedili strappati con un... Non lo so, è una merda. E dici, la violenza ci sta? No, questi qua usano le pistole. Che cazzo di serial killer siete? Cioè,
che serial kill, sono scappati dalla prigione, sono due coglioni, uno perché è stato arrestato per incendi dolosi, quello per rapine, boh, non me ne capacito completamente. La qualità è inesistente, non c'è violenza, perché gli unici che muoiono, muoiono con un colpo in testa e non esce manco il sangue. Fantastico, qua spoiler pesante, ma che cazzo vedete, vedete, c'è il padre che riceve un colpo in testa e non muore, riesce a chiamare la polizia, questo con un proiettile in testa dovrebbe diventare, non lo so, rincoglionito completo. Lui tranquillo, con proiettili in testa, chiama la polizia, manco, e si rimette giù per terra. Ma cazzo, ma cerca, tu sei immortale. Porca puttana, hai ricevuto un proiettile in testa, alza, vai a ammazzare quei figli della mignotta. Che te metti a terra de novo? I due rapinatori, due teste di cazzo, il classico, quello molto aggressivo e quello che non vuole fare violenze. E quello lo prende in giro, lo insulta, di tutte queste cose qua viste e riviste in tutti i film, già a partire dagli anni 70, se ho visto queste scene. Il problema è che non riesce a stare in piedi per niente, fa schifo. Uno dice, ok, cos'altro ci sta? Ci sta questa cosa che questo qui dice, io te violento, non la violenta mai. Scene, non so, cose che vorrebbero giocare. Non lo so, sul far riflettere sulla vita, la morte, la religione. Tutto buttato a cazzo, non si sa lui cosa vorrebbe dire. Dio dice se esiste, perché non mi fulmina, perché mi fa fare queste cose. Il film è molto confuso, lui non sa neanche lui che cazzo sta facendo sto Andrew. Lo so Andrew che non vedrai mai questa recensione, ma te lo dico col cuore, questo film è film da andare indipendenti su YouTube. C'è di meglio su YouTube fatti indipendenti di film. Questa è una vera merda. È bello che Netflix Italia ce l'ha pure portato, ce l'ha pure tradotto, cioè tradotto, portato con subbato. Ma che sta merda? Ma ve lo potevate tenere? Forse l'avete presa a 10 euro, un'offertona, non lo so. Ma questo non è un film, questo è una merda. Una merda che va evitata. Perché io di notte, cazzo, mi sono mangiato la pizza vedendo sta cacata. Veramente orribile. Questo qua è. Vi fa fa digiuno, anzi vi fa venire la fame chimica, perché vi romperete così il cazzo che vi mangerete qualsiasi cosa vi passa vicino. Orribile. Se volete soffrire anche voi, lo trovate su Netflix. Detto questo, io chiudo salutandovi a tutti e ringraziandovi. E se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, così sarete salvati da altre merdate. E anche un bacio alla regia Katia. Alla prossima.